una manifestazione di interesse per rendere verificabile quel piccolo intervento. Cosa diversa se noi andiamo a prendere tutta una fascia di un quella che attualmente è scritta così già. Cosa diversa penso che sia nel momento in cui io prendo tutta una fascia di territorio e la vengo urbanizzata e mi sta bene. Prendo le fasce della SS 280, della via del Progresso, via Viale San Bruno, ex via Rettifilo, prevedendo delle fasce edificabili da 250 metri, a destra e a sinistra. Questo qua vorrebbe dire, non è una manifestazione di interesse solo, è un emendamento sostanziale al piano che comunque va, lo ridimensiona e lo ridisegna totalmente. Questo è il problema fondamentale. Questo porta a rivedere il piano in modo totale. Questo è un emendamento solo portato in consiglio. Questa, la procedura potrebbe essere solo di una proposta di modifica del piano secondo le indicazioni della quinta commissione, che poi va sempre affrontata in consiglio comunale e poi dopo per elaborare la proposta definitiva che vada all'adozione del piano stesso. Ma vorrebbe dire modificato totalmente. E sta bene, però allora dobbiamo dirci che quello che è il piano iniziale è un piano sbagliato. Perché se tutti i gruppi non riescono a trovare, non c'è un gruppo che ho sentito che dice no, ma questo piano va bene, approviamolo così com'è. No, aspetta, un PDL, ma non penso che un PDL della genere, lo vedo abbastanza assente. Ed è questo, capito? Perché se analizziamo tutti gli interventi che abbiamo fatto, ognuno propone delle cose, non delle piccole modifiche, ma delle modifiche sostanziali, delle modifiche importanti che devono essere sulla viabilità, sullo sviluppo sociale, sui servizi, ma tutto questo, se permette Giavà, doveva essere fatto in fase iniziale. Allora si è voluta forzare la mano politicamente di presentare un piano mio dell'amministrazione, mio nel senso come sindaco, che adesso non ha i numeri di maggioranza per poterlo approvare. Allora io parto da questo discorso politico fondamentale in cui non ci sono i numeri. Questo è il discorso più importante che ci può essere, perché se la maggioranza avesse avuto il mondo lo avrebbe approvato questa sera. Tant'è vero che giusto per chiarirlo a tutti quanti, ci dobbiamo, di questo dobbiamo, come dire, sincerarcene, la discussione di oggi nasce solo per comunque avviare una fase conoscitiva sul PSC, che poi non ho capito di che cosa fase conoscitiva quando la Commissione lo sta sviscerando totalmente questo piano, trovando ogni giorno come andiamo su una norma, come andiamo su una norma, abbiamo sempre più problemi e proponiamo modifiche su modifiche su modifiche. E questo vorrebbe dire, sinceramente, che il piano così proprio impostato non va bene, ma non va bene per tutta una pluralità di interventi che abbiamo detto, partendo da grandi eventi, partendo dallo stesso, come dire, dalla parte più seria, più vicina anche all'amministrazione, dalla parte di Giovello Staganelli, che quando parla di un REU da semplificare ulteriormente, delle certificazioni energetiche, e meno male che il professore viene da Bologna, da quelle zone là, e se l'avessimo fatto da Palermo, il progettista da Palermo avrebbe avuto chissà che cosa, consumo minimo del territorio. Anche su questo, quale punto d'unione abbiamo? Se c'è una parte politica che nonostante ci si stanno disponendo ad una modifica senza consumo eccessivo del territorio, che vorrebbe dire non estendere le zone a valle o non accettare che anche in fase di osservazione ci siano nuove manifestazioni di interesse, che critica la valanga di manifestazioni di interesse che ci sono state. La terminologia, se non sbaglio, non è questa, valanga di manifestazioni di interesse. No, non dipende da nessuno, ma quando alla gente prospetta l'idea che possa comunque, a priori, anche in zona agricola, andare a fare un intervento, e poi su questo una riflessione la dovete fare, no? Parliamo che non dovremmo permettere alla zona di Scena Capizzaglia, cosa ci hanno detto in commissione,
perché nella zona di Cina Capezzaglie mancano alcuni servizi di fognatura e di cose, ma lasciamo perdere nel mezzo. Quando poi una manifestazione di interesse prevede in delle zone agricole di realizzare dei nuovi interventi, senza una verifica di quelle che potranno essere condotte fognari, le condotte tutto, ci sono interventi in alcune zone agricole del territorio, ma non di poco conto, che quasi, se le andiamo a vedere, sono tutti quelli etichettati con un padrettamento, con un numero, che a volte non dico che equivalgono all'intera superficie di Cina Capezzaglie, ma poco ci manca perché tutte sommate la superano per 10 volte queste che vi leggiamo. Allora, cari amici, di questo stiamo parlando, o perlomeno non stiamo parlando, non stiamo parlando perché di questo PSC ce ne ricordiamo, se ne ricorda la parte politica ogni 5-6 mesi, escono degli interventi, verremo additati come quelli che non vogliono il bene della città e dello sviluppo, ma il problema è che non c'è PSC approvabile, non c'è ipotesi di sviluppo del territorio condivisibile e approvabile, solo questo è il problema. Poi, se questo processo fosse iniziato e io dovrei andare a avere la possibilità di rivedere alcune dichiarazioni in consiglio, al 2010, caro sindaco, io te l'avevo detto, approvo prima il PSC, perché più si arriva verso la fine del mandato elettorale, più non mancano i numeri, mancano la voglia proprio di starti vicino da parte dei tuoi consiglieri, da parte della maggioranza, perché l'atto, così come Lalo Moro si prese la responsabilità di approvare quel PNC, che nel bene e nel male, perché dopo 55 anni il piano regolatore della città di Lamezia, semplificato nelle norme, che è vero quando le norme erano contorte, semplificato dal passato consiglio con un lavoro fatto da noi in commissione, che abbiamo semplificato, ed è l'unica cosa che forse ha funzionato in questo periodo, che le norme sono state abbastanza semplificate. Però allora Lalo Moro si prese l'impegno e la forza con il suo consiglio comunale, con la sua maggioranza, di approvare questo piano. Non si può chiedere a una parte di opposizione, poi chiedo che su questo debbano esprimersi anche gli altri consiglieri, di condividere o di fare, io dico, la stampella amministrativa per l'approvazione di uno strumento tanto importante, che non è stato condiviso dall'inizio, non è stato condiviso mai dalla parte dell'opposizione e non può essere condiviso nella fase finale dell'amministrazione, dove, lo ricordo, non so se prima o dopo, ma fra 5-6 mesi qua saremo in campagna elettorale con proposte per la città. Allora, nella fase finale un'amministrazione non può condizionare un territorio con un piano che poi verrebbe comunque cambiato. Una cosa che mi aspettavo, però vabbè, questo lo vedremo sul prossimo bilancio, almeno che la Corte dei Conti ci permette di arrivare al bilancio, questo volevo sapere, segretario, quanto ci è costato ad oggi il PSC? Potremmo saperlo, quanto ad oggi ci è costato il PSC? 100 euro, 1000 euro, 10.000, 100.000, per saperlo quanto ci è costato. Ma giustamente, giusto come facciamo un servizio per i cittadini, dobbiamo informare la cittadinanza, credo che il luogo più opportuno in questo del Consiglio Comunale di andare a informare l'amministrazione, la città, di quanto ad oggi, nel mio senza ottenere niente, perché non è efficace, ma quello del PSC, si è speso penso che l'amministrazione, che la città deve sapere, e poi se tutte queste modifiche comportano anche una variazione economica del territorio, che è un momento di spendere più, come si dice, con tutti questi tempi che belli, però che dobbiamo tirare la cinghia, dico io, dobbiamo capire quanto ci costa, perché l'ospitalità, così come dice il professore, che è una cosa che noi calabresi l'abbiamo nel sangue, però non dovremmo farla viaggiare ancora molto, ma si parla una soluzione una volta per tutte. Però noi dobbiamo fare la nostra parte. Va bene, grazie a tutti.
discorso di mio con di nuovo lo ripropongo in mente. Abbiamo dimenticato, ma ne abbiamo parlato però due mesi fa, abbiamo dimenticato completamente quello che è la collina della montagna. Questo piano, così com'è, non ha correlazione, l'ho detto sempre, tra mare, pianura, collina, montagna e terra. Questa è la realtà. Come la vogliamo fare crescere questa città? Solo con il cemento? Non è sufficiente, cari amici. Perché se pensiamo al cemento, vi faccio sapere che abbiamo un piano A pronto, con diversi comparti pronti a partire, ma nessuno spende un centesimo. Questo significa, non abbiamo bisogno di certificazione. C'è San Biase con Nicastro Valmita, perché ancora dopo 30 più anni è ancora lì, chiaro, c'è sempre questa distanza. Però certi contenuti in commissione ce ne sono tanti. Questo piano non prevede, non c'è nulla per quanto riguarda il turismo, che Rito l'ha messo in evidenza, non c'è assolutamente nulla, non c'è nulla per quanto riguarda la viabilità montana. Ricordo che negli anni che ho detto sempre, e qui l'ingegnere Serra mi ha testimone, me ne ha parlato diverse volte, c'era praticamente negli anni 80, 82, proprio del genere, una strada prevista dall'allora sindaco, giunta comunale, che era prevista una strada che percorreva praticamente tutte le montagne, si collegava con i paesi dell'Interland. E noi praticamente abbiamo perso questa centralità, non abbiamo bisogno di un ricevente. Non viene più nessuno, Catanzaro ci ha fregato, Cosenza ci ha fregato, per cui praticamente la Mesia è fermata stazionaria come numero di abitanti, perché? Non siamo più tutti credere, perché appunto Cosenza e Catanzaro hanno pensato bene a governarsi il loro territorio in barba ai cittadini della Mesia. E questo l'hanno continuato con l'ospedale e veniamo sempre. Quindi dicevo, caro professore Cocioni, dico che cosa avete previsto di un territorio immenso come questo? Dicevo sempre al professor Cocioni, per arrivare dalla Marinella ad Acqua Fredda o addirittura ancora sopra, in località Valizzi, 1160 metri di altitudine, io con una 500 impiegavo la bellezza di 15 minuti. Dicevo che per arrivare da Bologna a Cavaglione, una collinetta di 200 metri, ci vogliono 3 ore durante la strada. E allora lì hanno costruito ricchezze di turismo. Da noi c'è solo morire. La gente sta abbandonando la montagna. Se voi date uno sguardo, mi fate la capatina e andate da San Mazzeo, e per arrivare fino ad Acqua Fredda ci sono circa 5 km, le case sono tutte abbandonate. C'è un abbandono completo. Chiaro, ci sono dei nuclei abitativi, quali quello di Acqua Fredda, San Milano, Pianontino e Acqua Lato, ma il resto è completamente in abbandono. Ebbene, abbiamo parlato dei vincoli degli unici. Chiaro, che cosa voglio dire? Dei vincoli ai terremoti. E Dio d'amore, non si possono fare palazzi, non si può fare nulla, ma attività turistico-ricettive tali da collegare la montagna, le terme e il mare, vanno previste o no? O questo piano le viste che fa tanto cementificazione abbandonando tutte quelle zone? Ma quante volte dobbiamo parlare delle bonzali da Montagna e dei prodotti? Venite un martedì al mercato di San Biagio, al Botticelli, e vedete quanti prodotti di giardino avete. Ancora ci sono i pomodori, famosi pomodori di Acqua Fredda, di Munio, di Valencia, eccetera. Ma di che cosa parliamo? Di cemento? Io non ne voglio parlare più di cemento. Abbiamo fatto degli sforzi in mano e poi praticamente Antonello e l'avvocato Antonello, che mi ha preceduto, parlava di piste ciclabili. Beh, io sono un ciclista, anche se ogni tanto mi
tirando qualche botte mi fanno cadere, però le piste ciclabili non sono queste che abbiamo fatto, per l'amor di Dio, sono proprio un aborto. Ma all'assessore Piccioni avevo suggerito di fare la conferenza dei sindaci per far sì che tra comuni vicinori praticamente ci fosse un'alleanza per fare queste piste ciclabili. E mi voglio immaginare una pista ciclabile che percorra via delle Terme, via delle Terme, il rettifilo o via San Bruno per arrivare a Santa Fede e collegarsi con il Ferrerino, con San Pietro Lamedino e via dicendo. Nulla di tutto questo, buttate di sotto questa schifezza di pista ciclabile che sono più pericolosi. Se andate nel sottopasso qui, praticamente la pista ciclabile è alta un metro, veramente ti fa paura, immaginate, ci dobbiamo volare. Perciò vogliamo fare queste piste ciclabili o vogliamo fare solamente propaganda? Le piste ciclabili vanno fatte con la conferenza dei sindaci, questo significa in modo tale e con il presidente della provincia, in modo tale che queste piste ciclabili siano fatte a regola d'arte con il consenso delle amministrazioni comunali della regione. Queste saranno le piste ciclabili. E finisco per dire che sono anni che ci sforziamo per la viabilità montana, ma non viene mosso. Non è che è nato, poi da un'altra compagna. Di fatto ho parlato con la dottoressa Abramo stamattina, perché è tutt'altro, perché di quella non sono riuscito a trovarne. Quella è un'altra cosa. Io ho parlato altre volte con il compagno di Serra e mi dà ragione. Quindi quando tu mi dici che fai questo punto è tutt'altro. Quindi la viabilità quantomeno per le montagne, per le colline, è necessaria. Signor Sindaco, dove vi trovate? Non c'è. E allora parlo col Presidente e con il professore Crogioni. Vedete, questo è un fatto importante. Professore Crogioni, vorrei parlare con lei un minuto di raccoglimento per dire. Quando parliamo del terremoto che c'è stato lì a Modena e dicendo, beh, ci siamo tirati tutti i capelli, o come quello che c'è stato in Irpinia. Ebbene, c'è una zona lì, in quel di San Biagio, nel centro storico, che si chiama Caprarizza e Orto di Renna, una zona di migliaia di abitanti, che oggi è collegata dall'area mercatale da quella stradina che si chiama Via Giuseppe e Pasquale Porchia, da non confondere con Via Domenico Porchia. Ebbene lì era stata progettata una strada per collegare la Caprarizza con l'Orto di Renna e finire su una strada che va a Cappella. Perché se succede un terremoto di qualunque grado, quella gente non potrà uscire da quelle parti perché non ci sono strade di nessun tipo. Nessuna, c'è una stradina di 2 metri, non può tenere il porto, non può dare un camion, non può dare nulla, soltanto quella moto si ci porta. Ebbene, l'amministrazione comunale è praticamente sorda a queste richieste, anzi erano stati stanziati, caro assessore Zaffina, 196.000 euro per fare il primo tratto, ma a muto, quindi eravamo sulla sicurezza. L'amministrazione comunale, con una scusa banale, li ha trasferiti altrove. Questa è la vergogna. E la gente te lo deve sapere, come ha trasferito altrove quei 395.000 euro designati per le zone montane e che l'amministrazione comunale nefandamente l'ha tolti a quella realtà. Questa è la realtà. E debbono pagare sempre più. Il professore Cogione queste cose le deve offrire e deve sapere. Io vi ringrazio perché forse mi interviamo, ma vi dico che se questo piano va approvato, no, sarà il nostro piano a questo punto, che è cosa diversa. E quindi non è più il piano del professore Cogione, non è più il piano del sindaco Gianni Sparazzi, ma è il piano dei vari componenti delle commissioni che rappresentano le varie parti del Consiglio Comunale.
ieri ha fatto una serie di proposte alcune condivisibili, altre un po' meno, ma che sono proposte e alla luce del dibattito che c'è stato non trovano assolutamente corrispondenza in quelle che sono le posizioni dei gruppi. Io naturalmente personalmente confermo a grandi lette il mio assenso da questo gruppo, vedrà come certamente avverrà nei prossimi giorni a partecipare al lavoro della Commissione. Però voglio invitare ad affrontare il problema del lavoro della Commissione in maniera abbastanza seria, concreta, perché c'è il rischio di riunire la Commissione e perdere tempo, perché i problemi non si affrontano o si affrontano in maniera strumentale, cercando complessivamente di tirar fuori qualche punto di riferimento favorevole all'interno del dibattito della Commissione e poi esporsi in Consiglio sulle vie dell'opposizione. Detto questo, l'ingegnere Gattinetti al sindaco, come al solito assente, sarebbe opportuno invece che fosse molto presente a questo dibattito. Al sindaco voglio dire che il piano strutturale non lo approveremo per il fatto che egli ha stabilito che ho il 12 o la morte. Il mio gruppo è dell'opinione che bisogna lavorare per approvare il piano strutturale. Ma questo significa che il piano strutturale, al di là di quello della Giunta e quello del Consiglio, è quello che il lavoro di questi anni ha prodotto. Quindi della Giunta e del Consiglio e della Giunta e del Consiglio. Il lavoro che abbiamo di fronte è il professor Progione dal nostro consenso un lavoro assai incompleto, c'è dubbio. Al di là del discorso della preparazione, non ci sono stati spunti che abbiano fatto vedere dal nostro punto di vista un'idea di piano strutturale che va al di là della normale amministrazione, addirittura in certi casi non c'è neppure la normale amministrazione. E mi riferisco in modo particolare alle cose che per esempio sia ieri che stamattina, ma sono emerse anche nel dibattito stasera, sono state sottolineate. La città di Lamezia Terme, devo dire impropriamente detta Terme, e quindi il suo consiglio comunale si trova a discutere su di una proposta di piano strutturale che sostanzialmente al massimo identifica le terme, ma dimentica di posizionarle in rapporto all'attività che un centro termale deve avere. Quantomeno è un piano strutturale nuovo. Il problema dell'abusivismo